aumenti dell'elettricità, della benzina, degli affitti delle case. Pensate agli aumenti di tutte le tariffe e precipitate questi aumenti sulla pensione di chi campa con 500-550 euro al mese. O anche di chi operaio lavora e porta a casa uno stipendio di 1200-1300. Sono stato l'altra sera a vedere questo bellissimo film di Mimmo Calopresti sugli operai della Tiss. E c'era il racconto di questi operai, quelli colleghi, di quelli che sono morti in quella terribile tragedia che peraltro prosegue ogni giorno, che raccontavano come loro facevano gli straordinari la notte, nel terzo turno, il turno della notte, per cercare di arrotondare quei 1200-1300 euro per fare quei 100 euro in più che, diceva la moglie di uno degli scomparsi, avrebbero consentito a Natale di fare il regalo ai propri figli. Una parte consistente dell'Italia vive così. Una grande forza responsabile di opposizione come noi siamo si fa carico dei problemi generali del paese. Però proprio perché ci facciamo carico, sentiamo che negli strumenti legislativi che arrivano a breve distanza da qui all'esame del Parlamento bisognerà in ogni modo introdurre qualche misura di immediato sostegno per la piccola e media impresa del nostro Paese e per il lavoro diffuso del nostro Paese.